Buongiorno, con questo video in qualità di sindaco volevo essere il primo ad annunciarvi che questa notte è il risultato, abbiamo avuto un esito di un tampone che è risultato positivo di un ricoverato presso il nostro ospedale di Cento. Si tratta di una persona anziana, un ottantenne, residente a Cento. Stamattina sono stato informato dalle autorità competenti, dalla sanità pubblica. Sanità pubblica, azienda ASL, che ha fatto ovviamente già scattare quelle che sono le procedure, sono i protocolli di prassi, quindi tutto è sotto controllo. L'azienda sta facendo le verifiche anche dei contatti ultimi che questa persona ha avuto a livello di socialità. E chiaramente questi sono controlli e verifiche che si stanno facendo. Volevo dirvi comunque anche di non cedere al panico, niente allarmismi, ma invece bisogna fare prevenzione, bisogna seguire quelle che sono le norme previste dal decreto del governo. Tutti gli ultimi decreti usciti da parte del governo e anche della nostra regione Emilia-Romagna sono quelli di fare più prevenzione possibile, quindi lavaggio delle mani, mantenere le distanze, frequentare il meno possibile luoghi affollati, il famoso metro da mantenere tra persona e persona. Sono tutte norme che sicuramente vanno nella direzione di prevenire e di fare in modo di impedire la proliferazione appunto di questo virus. Vi dico e faccio un altro appello anche sempre legato a quello che è contenuto nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è appunto rivolto alle persone anziane. Le persone anziane o le persone con patologie pregresse devono cercare il più possibile di non frequentare luoghi affollati, di non frequentare luoghi chiusi, di ridurre il più possibile quello che sono i contatti e la socialità. Questo non lo dico perché bisogna smettere di vivere, cioè la vita va avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare a fare ciò, diciamo in maniera sicuramente diversa, ciò che facevamo prima, con più attenzioni, con più prevenzione e in questi casi anche e soprattutto legato alle persone anziane, cercando appunto di andare in quella direzione, cioè quindi di ridurre un pochino quella che è la vita sociale. Nelle prossime ore sicuramente avremo novità, sapremo anche quelle che sono un po' la rete che appunto ha frequentato questa persona. Ovviamente sarà mia cura tenervi informato di quelle che sono le novità e di quello che l'azienda di quello che l'ASL appunto mi segnalerà in qualità di sindaco. Grazie.